Ci sono persone che pensano che il Grande Fratello sia una pessima trasmissione televisiva e ci sono persone che pensano addirittura che il Grande Fratello sia una bella trasmissione televisiva. E ci sono poi persone che parlano di argomenti un po' per sentito dire. Questo libro, 1984 di George Orwell, oltre a essere il libro che introduce il concetto di Grande Fratello nella letteratura moderna e quindi anche nella società moderna, è un libro di cui molti abusano, ovvero molti ne parlano. Molti lo citano, non so quanti di questi in realtà lo abbiano letto. È un libro particolare, è un libro scritto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 48, che racconta una possibile realtà immaginata da Orwell. Nel appunto 1984, una realtà fatta a blocchi in cui il mondo è diviso in aree di influenza, in blocchi belligeranti, più o meno belligeranti, che si spartiscono il mondo. Ma in realtà la parte principale del romanzo è quella che parla e descrive la società. E che è descritta come una società dalle caratteristiche che potrebbero sembrare utopiche, ma in realtà addentrandosi all'interno totalmente distopiche, ovvero una società fatta di appiattimento culturale, di povertà, di degrado. Sia nella sua parte fisica, in cui le città sono distrutte dalle continue guerre e dalla noncuranza di chi vive e chi lavora, e sia nella parte morale, ovvero una società fatta di persone il cui pensiero è totalmente controllato, è rigidamente guidato. E ogni forma di pensiero indipendente, alternativo o fuori dal coro viene altamente sconsigliato e ancor più represso. La storia parla di un funzionario di nome Winston che vive questa sua giornata in una forbice divaricata in cui da una parte si trova a sottostare rigidamente ad ogni volere imposto dall'alto, dall'altra si ritrova ogni tanto a far balenare nel suo cervello un pensiero al di fuori del coro, al di fuori di ciò che è atteso, che e lui sa bene che potrebbe creargli grossi problemi, grossi guai. E addirittura un gesto semplice come comprare un quaderno dentro un negozio di libera impresa, cosa già estremamente vista in malo modo, comprare un quaderno e pensare di annotarvi i pensieri personali lo mettono in grande pericolo. La scena è dominata da questi luoghi che danno proprio l'idea di essere luoghi pesanti e claustrofobici, in cui la propaganda è continua e in cui
in cui ogni stanza è dominata da schermi che trasmettono tutto il giorno messaggi a volte rassicuranti, a volte propagandistici, a volte violenti, che servono a indottrinare le persone e che hanno anche la doppia funzione di essere schermi spia, ovvero sono in grado di ascoltare le persone e spiarle in modo da poter reprimere ogni forma di movimento alternativo o di pensiero indipendente. E l'idea che si ha è di una continua incertezza, di un continuo mondo in cui le persone vivono impaurite dall'essere spiate, denunciate e calunniate da chi gli sta loro vicino, in una continua lotta fra i deboli e i poveri ad accaparrarsi quel minimo di luce e di potere a scapito del vicino che è possibile accaparrarsi. La repressione è così violenta che esiste addirittura una psicopolizia che indaga lo psicoreato, ovvero il reato addirittura di libero pensiero, di pensiero indipendente, e, pur muovendosi all'interno di una società in cui sembra che la burocrazia, la pesantezza siano stati aboliti, ovvero una società con pochi ministeri, poche persone che decidono, comandano, in assenza totale di leggi. Che non vuol dire semplificare la vita civile dei cittadini, ma vuol dire che quei pochi che amministrano la legge la amministrano con totale discrezionalità. Il tutto sottovoce, in una forma di totalitarismo morbido che non pressa mai violentemente chi vive all'interno di questa società, ma lo stritola lentamente, quasi senza che la persona se ne renda conto e se ne senta quasi sollevato nel viverci, fino a quando non si ritrova a un certo punto completamente soffocato e con le ossa rotte all'interno da questa stretta, mortale. Ok? Volevo leggervi un passaggio che vi spiega molte cose di questo tipo di ambienti in cui i personaggi di 1984 vivono e soprattutto vorrei leggerlo perché mi ricorda profondamente alcune situazioni, alcuni modi che noi viviamo nei nostri tempi, nei tempi che stiamo vivendo oggi e soprattutto in questa particolarissima fase storica che stiamo vivendo in questo momento. I 2 minuti d'odio, di questo parla questo brano. Un istante appresso, un fastidioso stridore, come un ingranaggio di qualche diabolica macchina non ben lubrificata, si fece sentire. Con uno scoppio dal grande teleschermo in fondo alla sala. Era un rumore che faceva drizzare i capelli in capo. L'odio era cominciato. Come al solito, la faccia di Emmanuel Goldstein, il nemico del popolo, era apparsa sullo schermo. S'udì qualche fischio qua e là fra i presenti. La donnetta dai capelli color sabbia diede una sorta di gemito in cui erano mescolati paura e disgusto. Goldstein era il rinnegato, l'apostata, che una volta, molto tempo prima, quanto tempo prima nessuno poteva ricordarsi con precisione, era pure stato fra i dirigenti del partito, importante quasi quanto il Grande Fratello stesso, ma si era poi dato a organizzare attività controrivoluzionarie e se era stato condannato a morte ed era misteriosamente evaso e scomparso. I programmi dei 2 minuti d'odio variavano a seconda dei giorni, ma non ce n'era nessuno in cui Goldstein non fosse la figura principale.
Egli era stato il supremo traditore, il primo che avesse osato profanare la purezza del partito. Tutti i delitti che erano stati commessi in seguito contro il partito, tutti i tradimenti, gli atti di sabotaggio, le eresie, le deviazioni, erano sorti direttamente dal suo insegnamento. Era ancora vivo, in qualche parte del mondo, e stava preparando le sue cospirazioni. Forse, al di là del mare, con la protezione e il soldo dei suoi padroni stranieri, forse anche, si diceva pure questo, era nascosto nella stessa Oceania. Il diaframma di Winston ebbe una stretta, non poteva mai vedere la faccia di Goldstein senza provare un misto di emozioni che gli dava una specie di malessere. Era una magra faccia da ebreo con una grossa aureola di capelli bianchi e crespi e una piccola barbetta da capra. Una faccia da persona seria, ma in cui pure si poteva leggere qualche cosa di moralmente vile e spregevole, mista a una sorta di stupidità senile concentrata in quel naso lungo e affilato in cima al quale stava appoggiato un paio d'occhiali. Sembrava la faccia di una pecora, e anche la voce aveva un qualche carattere pecorino. Goldstein stava sferrando il suo solito velenoso attacco alle dottrine del partito, un attacco così manifestamente esagerato e perverso che avrebbe potuto accorgersene un bambino. Eppure abbastanza plausibile da permettere l'allarmante sospetto che qualcun altro di un'intelligenza inferiore ne potesse essere turlupinato. Offendeva il Grande Fratello, denunciava la dittatura del partito, domandava l'immediata conclusione della pace con l'Eurasia, chiedeva libertà della parola, libertà di stampa, libertà di riunione, libertà di pensiero e strillava, quasi in un eccesso di isterismo, che la rivoluzione era stata tradita. E tutto ciò in un velocissimo discorso polisillabico che continuava quasi in una specie di parodia dello stile degli oratori del partito e conteneva persino delle parole in neolingua, molte più parole in neolingua a essere esatti di quanti i membri del partito usavano nei loro discorsi abituali. E nonostante ciò, non ci potevano essere dubbi attorno alla realtà che la speciosa imbonitura di Goldstein badava a nascondere. Dietro la sua testa, infatti, sul teleschermo, marciavano colonne senza fine dell'esercito eurasiano, file di uomini dalle facce forti, caratterizzate dall'assenza d'espressione propria degli asiatici, che ne venivano fin sotto gli occhi e poi si dileguavano per essere rimpiazzati da altri, perfettamente identici. Lo stolido ritmo battuto agli stivali dei soldati faceva da sfondo alla voce belante di Goldstein. Allora, il mondo è diviso in tre grandi gruppi. Uno di questi è l'Oceania in cui vive Winston e uno di questi è l'Eurasia in cui dovrebbe vivere questo Goldstein, che in questo momento la nazione rivale dell'Oceania. Come vedete è un mondo strano in cui addirittura le lingue vengono soppresse, le lingue internazionali, per far posto a un'unica lingua in cui devono parlare tutti gli appartenenti a questa macronazione. La politica è semplice, è quella di individuare un nemico, di dipingerlo a caratteri tipicamente lombrosiani, ovvero renderlo brutto, abbruttirlo, andando a raccontare che il brutto è anche cattivo, e farne caricatura sia nel modo di porlo davanti allo schermo, sia nel modo di raccontarlo. E tutto ciò che bisogna fare per unire un popolo, un mondo soggiogato, è quello di trovare un nemico comune, un nemico pericoloso, e denigrarlo, colpirlo. Usare tecniche di manipolazione linguistica per dimostrare che ogni cosa che lui dica è inganno, che ci sia tutto alle spalle, benché questa sia una persona che chiede diritti civili, libertà di espressione, parole, riunione. Queste cose, siccome sono dette da lui, sono cose negative che vanno evitate e vanno combattute e addirittura derise come idee folli che solo una mente malata e pericolosa potrebbe partorire. E questa
questi 2 minuti d'odio vengono percorsi da immagini che portano messaggi subliminali, immagini di violenza e di bestialità e creano nelle persone che seguono questo racconto la sensazione di essere davanti a un nemico contro cui fare fronte comune e contro cui lottare per difendere la patria, l'onore e le persone care. Prima ancora che fossero passati una trentina di secondi d'odio, incontrollabili manifestazioni di rabbia ruppero fuori da una metà del pubblico della sala. La faccia da pecora soddisfatta di sé che faceva smorfie di ogni sorta sullo schermo, insieme alla terrifica potenza dispiegata dell'esercito eurasiano che sfilava dietro di essa, erano davvero troppo per essere sopportati. Senza contare che la semplice vista, o addirittura anche il solo pensiero di Gostain, producevano automaticamente un misto immancabile di paura e di irritazione. Esse erano oggetto d'odio assai più costante che non l'Eurasia, ovvero l'Estasia, dal momento che quando l'Oceania era in guerra con l'una di queste potenze era generalmente in pace con l'altra. Era davvero strano, tuttavia, che sebbene Gostain fosse disprezzato e odiato da tutti, sebbene ogni giorno, migliaia di volte al giorno, dal podio del teleschermo, dei giornali, dai libri, le sue teorie fossero refutate, schiacciate, volte in ridicolo e ad ogni modo esposte pubblicamente per quelle pietose stupidaggini che erano, nonostante tutto ciò, la sua influenza non sembrava che stesse per nulla decrescendo. C'era sempre un qualche ingenuo fresco fresco che aspettava di farsi sedurre da lui. Non passava giorno senza che spie e sabotatori che agivano alle sue dipendenze fossero smascherati dalla psicopolizia. Egli era a capo di un vasto esercito fantasma, una vasta trama di complotti clandestini intesa al rovescimento dello Stato. Si credeva che si chiamasse la Fratellanza, si mormorava anche di un certo terribile libro che conteneva il compendio di tutte quelle eresie, del quale Gostain era l'autore e che circolava clandestinamente qua e là. Era un libro senza titolo, la gente vi alludeva seppure osava farlo, semplicemente come ai libro, ma queste cose si sapevano solo molto nel vago, per sentito dire, né la fratellanza né il libro erano argomenti che un comune membro del partito avrebbe toccato, né poteva evitarli. Allora, non si capisce neanche se questo personaggio sia reale, non si sa se sia reale il suo libro, non si sa se sia reale il suo gruppo. È tutto un si dice, è tutto un creare senza prove un nemico comune e disgustoso. Nonostante questo, ci sono persone che vanno odiate, perseguite, colpite, che escono dal pensiero unico del partito e del Grande Fratello e vanno accostate a questo personaggio, ovvero chiunque non si adegui è da odiare esattamente come questo personaggio, è un persecutore delle sue strane e aberranti teorie di democrazia e di libertà, perché l'istruzione, la libertà, la pace, l'amore sono tutti concetti che all'interno del mondo distopico di 1984 vengono ribaltati e ritenuti negativi, perché l'unica cosa che importa è il controllo massiccio di una società che deve rimanere il più possibile ingessata e bloccata, perché nulla cambi e alle persone viene raccontato che bloccare la società, ingessarla e togliere loro il pensiero, l'iniziativa, la fantasia, il ricordo di un mondo diverso sia il loro bene, così le persone rinunceranno alla propria libertà, al proprio pensiero, alla propria fantasia, al loro proprio modo di vivere di individui all'interno di una società in favore di un potere assillante ma rassicurante che racconta di essere un potere che protegge, che
che la campana di vetro in cui ogni individuo viene, in cui ogni individuo viene carcerato non è un carcere, bensì una campana protettiva. E quindi le persone cedono tutto quanto in cambio di questo ricatto morale e in cambio della protezione rispetto a un nemico che evidentemente non esiste o che se esiste viene ingigantito dalla propaganda e non dalla cronaca in realtà. L'odio salì al suo apice, la voce di Goldstein era divenuta un vero e proprio belato da pecore, per un istante la sua faccia si trasformò appunto in quella di una pecora, quindi si trasformò in quella di un soldato eurasiano. Che sembrava avanzare verso lo schermo, immenso, terribile, con la mitragliatrice che ruttava scintille e che sembrava quasi schizzar fuori dalla stessa superficie dello schermo, tanto che qualcuno dalle prime file si tirò indietro sulla spalliera della seggiola. Ma in quello stesso momento, con un gran respiro di sollievo da parte del pubblico, la figura ostile si tramutò ancora in quella dello stesso Grande Fratello, coi suoi capelli neri, coi suoi baffi neri. Spirante insieme somma potenza e misteriosa calma, e così grande da riempire completamente lo schermo. Nessuno udì quel che il Grande Fratello stava dicendo, erano soltanto poche parole di incoraggiamento, quel genere di parole che si dicono nell'infuriare della battaglia, che non sanno riconoscersi una per una, ma che infondono nuova fiducia per il solo fatto di essere pronunciate. Quindi la faccia del Grande Fratello disparve, e a sua volta i tre slogans del partito invece apparvero a lettere cubitali. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Ovvero, il Grande Fratello compare col suo messaggio terribile e odioso in una forma dura ma allo stesso tempo rassicurante, al cospetto di quella che era l'immagine negativa e aggressiva del nemico che voleva la distruzione della società come i suoi abitanti la conoscevano. Quindi il messaggio, pur deprecabile, diventa un messaggio di forza e di controllo speranzoso sulle menti deboli che non sono in grado, di comprendere appieno e di valutare serenamente, presi da una realtà, aberrante e completamente contraria a quella che sarebbe il desiderio di un'umanità migliore, di una società civile, pulita e amica, mentre così non è una società amica delle persone, è semplicemente una società che controlla, che salvaguarda se stessa. Sorvegliando, punendo e reprimendo il singolo a favore di una collettività che però cresce marcia, debole e in fondo completamente disgregata. Winston ogni tanto ha dei momenti in cui la sua mente corre e dentro di sé prova a ritrovare un pizzico della sua umanità e il suo istinto è quello di non cedere a questa propaganda e anzi a ribellarsi. Ed è proprio in quel momento che si rende conto che nel quaderno che ha appena comprato si è messo ad annotare pensieri non volendo e a un certo punto si rende conto che da un po' di tempo a questa parte sta sempre scrivendo la stessa frase. Abbasso il Grande Fratello, abbasso il Grande Fratello, abbasso il Grande Fratello, abbasso il Grande Fratello, abbasso il Grande Fratello. Ne è terrorizzato da questo suo gesto. Vorrebbe prendere e strappare la pagina, ma sa dentro di sé che questo è inutile strappare la pagina, perché il reato non è la pagina scritta, il reato è il pensiero che gli si è illuminato nella mente. Infatti, Orwell scrive così. Non le fece tuttavia perché sapeva che sarebbe stato inutile. Tra lo scrivere abbasso il Grande Fratello e l'astenersi dello scrivere non c'era nessuna differenza. Tutte
Tra il continuare il diario e lo smetterlo non c'era nessuna differenza. La psicopolizia lo avrebbe preso lo stesso. Egli aveva commesso, e avrebbe commesso anche se non avesse mai messo nero su bianco, quel delitto essenziale che conteneva tutti gli altri. Psicoreato lo chiamavano. E uno psicoreato non era cosa che si potesse nascondere per sempre. Si poteva eludere la vigilanza per un po', anche per qualche anno, ma prima o poi si sarebbero stati scoperti e presi. Succedeva sempre di notte, gli arresti avvenivano invariabilmente di notte. Quello scossone che faceva svegliare di soprassalto, quella mano che scuoteva la spalla, le luci che pizzicavano gli occhi assonnati, il cerchio dei volti feroci intorno al letto. Nella maggior parte dei casi non c'era processo e nemmeno una semplice relazione dell'arresto. La gente spariva così, semplicemente e sempre di notte. Il nome dell'arrestato sarebbe stato cancellato dai registri e ogni traccia di ciò che avesse mai fatto veniva anch'essa cancellata. La sua stessa esistenza di un tempo sarebbe stata negata e poi dimenticata, sarebbe stato abolito, annullato, vaporizzato era la parola d'uso. Per un momento Winston fu colto da una sorta d'attacco isterico e prese a scrivere certi scarabocchi slegati. Mi fucileranno, non me ne importa, mi fucileranno nella nuca, non me ne importa, abbasso il grande fratello, fucilano sempre nella nuca, non me ne importa, abbasso il grande fratello. S'appoggiò allo schienale della sedia, compreso da un po' di vergogna di se stesso, e posò la penna. Un momento dopo fu scosso da un improvviso soprassalimento. Qualcuno bussò alla porta. Così presto rimase seduto, immobile, come un sorcio spaventato, corteggiando la stolta speranza che chiunque fosse se ne tornasse indietro dopo il primo tentativo. Ma no, s'udì bussare ancora. Indugiare sarebbe stata la politica peggiore. Il cuore gli picchiava in seno come un tamburo, ma la faccia, per il lungo tirocinio dell'abitudine, restava probabilmente priva d'espressione. Si levò e si mosse lentamente nella direzione della porta. La società è così, è rassicurante nelle parole, pericolosa nella realtà. E le persone si abituano a vivere senza espressione sul volto e sfuggono ogni pensiero e ogni possibile velata critica o voce fuori dal coro, perché non c'è un processo, non c'è un contraddittorio, non c'è una critica, semplicemente c'è una sparizione notturna e la cancellazione della propria esistenza. Così non c'è una società senza opposizione e senza nemici. Cancellandoli dall'esistenza, vaporizzandoli e creando nelle persone stesse un senso di paura, un senso di colpa che fa sì non solo che queste persone non esprimano un dissenso, ma che nella loro stessa testa non si ingeneri neanche l'idea di una possibilità di dissenso. Vi ricorda qualcosa?